Inizia la settimana con una partita che può, insomma, può essere uno spartiacque, passato via, adesso si ricomincia con due sconfitte, insomma, che comunque per quanto immeritato tutto quello di Pisa, cioè, sempre meglio archiviarle, magari imparare dagli errori, poi archiviarle e si ricomincia. Ma la cosa migliore sicuramente per archiviare una sconfitta è sempre quella di rigiocare una partita e rigiocarla nel modo giusto. E questa è la partita giusta, perché è la partita con grande insidie, forse incontriamo la peggior squadra da incontrare, proprio per qualità, perché è una squadra comunque organizzata, è una squadra che sa mettere in difficoltà gli avversari. Però questo ci è di grande stimolo e credo che sia una partita giusta che vada affrontata con una grande attenzione, ma col piglio di squadra che non ha paura di niente, questo assolutamente. Al di là delle difficoltà, appunto, dell'avversario, perché, ripeto, incontriamo forse la squadra, insomma, più difficile da incontrare. Ecco, mister, un elemento in comune, voi la Cremona l'avete dati alla mano, siete le due squadre che dribblano di meno in Serie B, è una questione di caratteristiche dei giocatori. Ecco, cosa significa questo? Cioè, come decliniamo questo dato? È una partita in cui l'aspetto tattico avrà una valenza maggiore rispetto al solito, una partita in cui i duelli saranno proprio fondamentali, cioè come va interpretata? Ma è ovvio che va interpretata da squadra che ci deve arrivare con in manovra corale, ci deve arrivare con l'organizzazione. Questo delle volte è una difficoltà in più, però insomma se i dati dicono questo vuol dire che dicono anche che noi, sia noi che loro, siamo tra le squadre che hanno tirato più in porta, con cui ha avuto più occasioni, con un indice altissimo di pericolosità, per cui significa che dobbiamo conoscere le nostre caratteristiche e sfruttarle al meglio, sapendo che noi dobbiamo sempre lavorare di squadra per puntare al risultato. Lo sono anche la seconda squadra per possesso, no? Che è il mantra di Germani. Certo. Si aspetta, si riparte, si va a vedere altri. È una squadra scomoda, l'ho detto, forse è la squadra peggiore da incontrare, però ripeto, per noi è la partita giusta, perché dobbiamo mettere in campo una grandissima prestazione contro una squadra di questo genere e noi siamo pronti a farlo. E sai, è sempre, bisogna saper leggere nella partita i momenti, saper magari ci sono momenti che non è che non vuoi attaccarli alti, ma che ti costringono a difendere basso, però ci saranno dei momenti in cui dovremo essere bravi poi a fare il contrario, essere noi magari a dar fastidio nella loro iniziazione, nella loro costruzione. Non è semplice, ma è una squadra che è grande tecnica, che sa, che ripeto, che è organizzata, che sa, è bene, gioca insieme da 2 anni e credo che abbia ben immagazzinato i concetti. Però, ripeto, questo mi fa sì che solo ci sia grande rispetto per l'avversario, ma anche una grande curiosità da parte mia per vedere come affronteremo una gara con queste difficoltà. Come spieghi, Mirko, questi due ragazzi subito freddo, così con l'handicap, nonostante la squadra venisse da una grande vittoria, da una serie di prestazioni di 4-0 al Frosinone, cioè non era una squadra in un momento? Allora, purtroppo spiegare determinate cose diventa difficile, perché si entra in meandri difficili da esplorare. Sicuramente non deve accadere più, dobbiamo fare tesoro di questi due inizi, che sono stati anche diversi, perché non sono stati uguali, pur portandoci sotto in entrambe le gare, però sono stati diversi, ma al di là del diverso o meno, noi dovremmo, allora proprio per questo, avere maggiore attenzione, non dall'inizio partita, dal riscaldamento in poi, perché dobbiamo arrivare che per noi la partita è già iniziata e non dobbiamo correre più questo rischio. Perché poi non è semplice poi partire sempre da un gol sotto e noi non possiamo permettercelo. Però la squadra, completo la domanda, comunque, cioè quello che a me conforta personalmente è che comunque ha reagito. A Pisa sappiamo com'è finita per un episodio che ha condizionato la partita. A Monza sul 3-0 secondo la squadra poteva sbraccare ed è invece nel secondo tempo. No, ripeto, anche perché anche a Monza, se andiamo a vedere poi a leggere un po' la partita, prendiamo il terzo gol, secondo me
in maniera, in maniera dubbia, perché non, cioè non ho visto questo gran rigore. E noi, ho rivisto poi le immagini, c'è cioè un rigore sacrosanto per un braccio aperto di... Eh sì. E per cui in quel momento là poteva essere, quei due episodi là potevano far sì che la partita fosse 2-2 alla fine, invece che... E la, come dici tu, comunque ci sono state due reazioni, ci sono state, la squadra non ha mai mollato, eh? Perfetto, questa è una nostra qualità che dobbiamo mantenere. Poi però non è che possiamo dare di vantaggio agli altri e non ne abbiamo intenzione. Sono tre gli episodi adesso, nel giro di due partite. Poi sai, un po' di tifosi stanno già dicendo, ecco, ce l'hanno con Brescia, vedi una sorta di accanimento, visto che sono più concentrati. Noi dobbiamo pensare alle cose che possiamo controllare noi, e questo è l'aspetto principale. Poi ci sono degli episodi che veramente che ci hanno penalizzato, boh, vabbè. E consideriamo gli episodi, perché altrimenti entriamo in un loop che non... Dove noi non dobbiamo entrare, dove dobbiamo avere grande fiducia per il settore arbitrale e pensare che magari in queste partite siamo stati un po' penalizzate, ma che insomma alla fine insomma, sono circostanze che vuotano poi per tutte le squadre. Insomma. La bomba su Assenti, cerchi possibili, probabili, come stanno? Ci stanno soprattutto Galazzi, che sono magari... Allora, ci stanno recuperato ed è convocato. E Galazzi no, abbiamo fuori Galazzi e Muccia e basta. Ecco, un convocato che può giocare dall'inizio, visto che si è allenato solo una volta con la squadra, ci sta. No, lui ha fatto già ha fatto gli ultimi tre giorni a pieno con la squadra, onestamente, sto pensandoci tre giorni. Per cui da quando siamo tornati da Monza, per cui sì, venerdì, sabato e domenica, sì, ha fatto già tre giorni con la squadra completamente, per cui è un giocatore che secondo me è recuperato. Un attaccante che non segna, su cui ci sono molte aspettative, ovviamente sto parlando di Borrelli, come si recupera? Meglio, è una domanda più da uno che non fa il tuo mestiere ma vede il calcio dall'altra parte. È meglio recuperarlo facendolo giocare, dandogli fiducia, anche se magari non è al top, oppure magari facendolo rifiatare dopo una prestazione un po' così, metterlo dentro magari la partita in corso? Non c'è una medicina, c'è solo da captare un po' quelli che sono i segnali, quelli che possono essere gli andamenti psicofisici di un giocatore e capirne l'utilizzo, ma non solo per quanto riguarda lui, ma per quanto riguarda poi l'intera rosa, che deve essere sempre motivata a dare il massimo e farsi trovare pronta. Resto sull'attacco, Duamane l'ultima partita insomma ha fatto un gol anche di pregio, un bello scambio con Juric. Al di là di questo, però, la sensazione che si è avuta nell'ultimo periodo è quella di un giocatore molto cresciuto dal punto di vista fisico. Cioè, un anno fa era evidente facesse fatica a misurarsi con determinati avversari a un determinato livello, oggi sembra essere più esplosivo, avere una struttura migliore. Non ti chiedo ovviamente se pensi di lanciarlo a tutto tondo, perché ci sono delle gerarchie definite in attacco, però ricollegandomi anche a quello che ho detto prima, una squadra che comunque non ha nel proprio sangue i dribbling, avere un giocatore così un pochettino più pronto ti stuzzica, cioè ti porta a pensare di poterlo coinvolgere di più in questo momento, soprattutto in determinati contesti. Al di là che io non l'ho visto due anni fa, per cui non c'ero, non ti so dire, però quello che lui, la crescita che ha avuto in questo periodo, più che fisica, è stata di applicazione mentale in quello che fa, perché poi ha aumentato l'intensità ed è una cosa sulla quale da quando lo alleno è una cosa sulla quale sto battendo forte, perché poi attraverso questo poi trovi anche la sicurezza nel fare le cose in possesso palla e non possesso, però è sempre nell'atteggiamento, in come ti approcci poi all'allenamento e alla partita, e in questo è cresciuto molto. Credo che adesso sia un ragazzo che, se continua così, può dare una grossa mano, e se l'ha ottenuto in considerazione in queste partite è perché penso è già nella domanda la risposta, insomma, per cui sappiamo che se anche lui può essere una buona soluzione, lo sta dimostrando di volta in volta, deve continuare, deve migliorare molto e dobbiamo stare però si è fatto trovare pronto. Posto?
Pensi sia più utile un 3-5-2 per mettersi a specchio? Abbiamo lavorato su tante cose in questi 2-3, anche se c'era il tempo era poco, però abbiamo tenuto aperte più soluzioni apposta perché ci sia sia all'inizio sia in corso d'opera, come è capitato spesso, avere delle varianti al tema che poi ci possa aiutare, ci possa andare a sporcare meglio l'avversario al di là della nostra fase di possesso. Prima tu tua vittoria a Rigamonti contro la Cremonese nel 2005, ormai sono passati tanti anni. Gol di? Del Nero. Super gol. Super gol. Era Pisa del Nero. La prima cosa che mi ha ricordato, ti ricordi cosa ha fatto Cremonese? Allora speriamo che domani sera sia l'ultima vittoria di Ivana contro la Cremonese. Siamo in piena bagarra tutti quanti e remiamo per noi. Ho una gran voglia di vedere la squadra che si esprima alla grande. Ho grande fiducia per questa partita.